Ciao, allora Caruso, vediamo l'intro che fa con indice medio anulare. Non ti dico le note, le devi leggere sull'intavolatura, no? Quindi fa sta cosa. Vedi? Per riuscire devi spostare la mano come se per dare modo al suono di esprimere, di capire, di poter agire, cioè, perché questo intervallo è bellissimo, mi piaceva. Do, mi, si. Dopo, qua per riuscirti, io almeno faccio le prime due le suono. E leggo 10 e 8, qui. Poi c'hai i bassi, basso. Basso è la terza corda, no? E poi c'è questo accordo che ho, è un mio voicing, do, sol, do, si, do. Con il mignolo e poi questa è una posizione fa settima maggiore, dovresti conoscere, no? Questa, vedi in do. Io lo sto messo in maniera da farti vedere perché c'ho l'impostazione con il largo play sotto. Quindi questa qua, ma suoni solo. Il migandino che è la settima maggiore di fa, no? Quindi viene. Il fa e il sol qua. Ok, sol. Poi faccio questo con un dito o medio o l'indice, faccio dal giù a su, e faccio queste altre legature. Con il 3 sulla prima corda, cioè uso prima il 4 e poi finisco col 3, c'è scritto. Poi al decimo tasto, di nuovo quel do qua sul candino, e di nuovo il fa, e di nuovo il sol, capito? Quindi faccio. Qua faccio una pausa e faccio questo, è bellissimo, la mi, però fatta sempre.